Quanto c'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! Buonasera, bentornati a Risolto Giallo da Nicolò Mazzavillani, col golfino come sempre. Buonasera e benvenuti, a una nuova puntata di Risolto Giallo da Alessia Sorgato. E con questa simpatica inversione di ruoli diamo il nostro benvenuto A a... Roberto Tonelli. Ecco, bravo, l'hai detto giusto perché spesso si sbaglia il mio cognome, nonostante insomma. Tipo Mi hanno chiamato Orfanelli, Otolinelli, Vabbè, ce ne Tortonelli. vuole però adesso che No, proprio anche gente storia. che leggeva, Una volta mi è capitato tipo l'omino, quello insomma per entrare a lavoro, aveva la carta d'identità e mi fa: "Lei è signor Orfanelli?" Ho detto: "No, in Vabbè, realtà ma no." ci vuole, caspita, cioè significa proprio cambiare completamente il Esatto. cognome. Comunque Istituto sì, dei sono ciechi. io, ciao, E grazie. questo è il mio cognome. Esatto. Carissimo, posso fare un'imitazione? Di Però dovete dire chi? voi. Ah, vabbè, Vado? vai. Vado. Roberto! Beh, dai, questa. Questa era facile. Dai, Chi è? Esatto. No, Chi è? rifallo No, un Sofia attimo. Loren. Oh, Ah, le dai. somiglio, vero? Uguale. Beh, anzi, insomma, tutto sommato, Avrei insomma. detto tutt'altro Ma io. tu le vedi le notti degli Oscar? Qualche volta, ti Sì, ricordi no, quando no. Benigni ha preso l'Oscar, c'era la Lore che faceva Roberto! È vero, però da come agitavi le mani sembrava proprio Benigni in Ah, realtà. ok, probabilmente. Quando arriva che Non fa. è ancora Eh? nato Mazzavillani. Non è ancora nato Mazzavillani quel giorno sera. No, non l'avevo. No, però esiste fortunatamente YouTube, ringraziamo la regia per aver. Ragazzi, abbiamo la regia presente oggi! Però io, cioè, si vede su YouTube, caspita, si trova il Anche perché video. Benigni si è fatto una passeggiata Esatto, ha camminato sulle sugli poltroncine. Sì. E infatti non vi ospiti. ho imitato lui perché non volevo farvi vedere che oggi Non c'erano le poltroncine, c'ho i quindi. pantaloni Esatto. senza riga. Allora, Roberto! Eccolo qui, Il dolce Ottonelli! sorriso della morte. Ecco, esatto, un titolo allegro, comunque mi sembra. Orfanelli non poteva che scriverlo. Da risolto giallo. Esatto, sì, in giungla gialla a Milano, qui siamo a Milano nella redazione di Ci Milano sono dei News, quindi punti di giallo, esatto, quindi insomma mi qui è sembra risolto giallo. tutto Il molto. cadavere è una donna, per E in caso? realtà ce ne sono un po', quindi Donne? Ok, anche. quindi cioè, Come hai sono. fatto a No, vedurle? chiedo, no, ho Ah, chiesto, ok. visto che c'erano molte allusioni a risolto giallo, ho detto magari c'è anche un Cioè, cadavere vuoi donna. rendermi cadavere? Beh, scusa. Prima o poi. Che ci puoi dire di questo ragazzo che è appena nato, eh? Cioè proprio quanto Ah ha? Una settimana? sì, poco più, sì. È ancora qui che lalla e vagisce. Che Ci dici. nuovo. Beh, in realtà tu hai avuto un grande ruolo in questo libro in particolare perché insomma mi hai giustamente bacchettato su. No, no, ma quando ci vuole ci No, ma non vuole. E. dirlo anche con orgoglio questa No, cosa, cioè no, faglielo no, invece pesare. secondo me invece è una cosa che credo che sia stata veramente importante, adesso a parte gli scherzi, per me, per proporre qualcosa di assolutamente migliore di quanto non lo fosse. Ma in questo libro ho raccontato la storia di Marco, che è una persona che. Insomma, come spesso ci capita, no? Magari di incontrare persone a cui non si presta attenzione, quelle persone quasi invisibili, no? Che sembrano loro non avere nessun interesse verso il contatto sociale, hanno quasi paura, no? Di relazionarsi. Mi sono immaginato che vivesse ancora a casa con la mamma, una mamma molto presente fin troppo. E quindi diciamo che da un certo punto in poi. Inizia a reagire in un modo sicuramente fuori dalle righe, a chi lui ritiene che in qualche modo lo derida, lo sminuisca, lo svilisca, e da questo in realtà incomincia a trarre forza, no? Cioè inizia una relazione con una ragazza, cosa che insomma fino ad allora lui non aveva neanche preso in considerazione, e poi. Da un certo punto in poi subentra invece la figura di un ispettore, l'ispettore Barzagli, che inizia a indagare e ho cercato anche in quel caso di, come dire, non limitarmi solo all'indagine, ma raccontare un po' di lui, no? Cioè perché secondo me è un po'
nell'immaginario collettivo c'è l'idea di questi investigatori infallibili che scoprono sempre il cattivo di turno, e invece secondo me tante volte non è così, e questo probabilmente, insomma, mi sono immaginato, ho cercato di immedesimarmi, no, in questa figura, che porta probabilmente appunto anche, insomma, direi una sofferenza, no? Cioè questo, questo senso di impotenza in alcuni frangenti che probabilmente sperimentiamo tutti, ciascuno per il proprio campo, no? Ti lascio a te la prossima domanda. Io sono senza parole. Per una volta, esatto, sono senza parole. Guardate, è difficile, è difficile interrogare Roberto, primo perché è un amico, secondo perché, come vi ha spoilerato, io ho avuto in mano il suo manoscritto mesi fa, maggio era, no? Sì. Maggio. E quindi vederlo qui con tanto di copertina e prefazione e quant'altro è veramente molto emozionante per me. Per cui io del libro vorrei lasciarti davvero carta bianca, non, diversamente dal solito non ti pongo alcuna domanda, se non forse come ti è venuta l'ispirazione per questa storia così, diciamocelo, questo lo posso fare, sordida. Ma allora, in realtà è un libro che ho scritto prima degli altri che ho già pubblicato, e per una serie di motivi è rimasto lì, ed è l'idea iniziale partita, ma direi 20 anni fa, perché a casa dei miei genitori era venuto un promotore finanziario, un ragazzo insomma un po' sovrappeso, sembrava impacciato con la scella pezzata, esatto, quindi... E proprio candidamente, cioè la prima volta che andava a casa dei miei genitori, che però per lui erano degli sconosciuti, gli ha detto: ah sì, io ho studiato biologia, poi ho fatto un corso serale per fare il promotore finanziario, vabbè, i mercati insomma alla fine funziona così, che i titoli che salgono prima o poi scenderanno e viceversa. Ho detto: mazza, saremmo tutti ricchi se fosse veramente così. E quindi diciamo che da lì, cioè, me lo sono un po' immaginato, no? Ho detto: ma questo qua, cioè, boh, che senza ovviamente sapere niente di lui, no? Però appunto me lo sono immaginato, e da lì ho cercato un po' di dargli questo percorso sicuramente forte, perché forse un po' mi piace così, però cioè, ho cercato, ecco, di immaginarmelo per come potesse essere nella vita quotidiana. Ovviamente poi immagino che non sia quello che ho raccontato, voglio sperare, però... Infatti stavolta non diremo che se fossi in ascolto questo signore, esatto, no, non... rimanga lì, cioè... esatto, tanto non potrà mai riconoscermi. Sia nel... Beh, ma magari è andato a casa Ottonelli, se lo ricordo, ma forse, no, c'era scritto, esatto, Orfanelli, esatto, sì, esatto, citofono. Io invece faccio una domanda completamente diversa. Il tuo rapporto con la scrittura, Roberto, quando nasce? Allora, io ho iniziato, ma così per gioco, a scrivere quando ho fatto il servizio civile alla Lega Tumori di Milano. Mm. E sì, perché vabbè, io ho sempre letto tantissimo, mm-hmm, e siccome appunto facevo le vasche tutti i giorni per andare da... cioè io abitavo a Corsico, cioè in realtà dove è ambientato il libro questo qui, e quindi appunto prendevo l'interurbano, poi la metropolitana, insomma ci mettevo un'ora di strada. Pendolare, e leggevo, no? esatto, e come ho sempre fatto in realtà, leggevo moltissimo, e quindi avevo letto un racconto di Agatha Christie che mi sembrava bello, ma ho detto, ma mi sarebbe piaciuto appunto, essendo un racconto breve, dargli un prima e un seguito. E modernizzarlo, perché ovviamente era tipo ambientato insomma ai tempi di Agatha Christie, quindi ho pensato, no, di aggiungerci, che ne so, messaggio, cioè vabbè, però era proprio per gioco, insomma, certo. non è... mi hai modificato un racconto di no esatto, no, lesa maestà, no cioè così era, ripeto, veramente proprio per gioco. Siamo poi delle persone fantastiche. poi in realtà è passato diverso tempo, cioè durante il quale mi sono sempre chiesto, ma potrei, come dire, no, provare a fare invece seriamente questa cosa. Mm-hmm. Ero convinto di averlo fatto, e quindi mandavo questi manoscritti a tutte le case editrici che non mi rispondevano, e mi chiedevo come potesse essere possibile. E no, poi in realtà ho pensato di mandare il manoscritto di allora a Francoforte, che è un autore Mondadori, sceneggiatore, direttore del Giallo, esatto, insomma, fa una serie di cose. E ho passato con lui un'amabilissima giornata, piacevolissima giornata in un bar,
dopo che lui appunto ha editato quello che poi è diventato Il Diavolo Dentro. E quindi ho capito perché nessuno mi avesse risposto fino a quel momento, cioè era tutto proprio un completo, cioè in confronto tuo sei stata come dire generosa esatto, perché era proprio tutta una cosa rossa praticamente, mi ha detto guarda buttalo via e rifà, cioè nel senso ovviamente mi ha dato delle indicazioni, mi ha dato dei però consigli, però l'idea gli piaceva, sì sì, cioè lui ha detto che non ci saremmo trovati lì se l'idea o non avesse trovato qualcosa insomma che potesse avere un qualcosa, no? Però è stato anche insomma severo ma giusto, direi, perché sì. Cioè, mi ha aperto gli occhi su tutta una serie di cose che obiettivamente fino a quel momento proprio ignoravo completamente, cioè sia a livello stilistico sia cioè ha sviscerato proprio ogni singolo passaggio, perché questo, perché quello. Poi io avevo scritto alcuni capitoli in prima persona e alcuni in terza, e mi sono reso conto parlando con lui che in terza non ero capace, cioè perché mi ha detto che si perdevo il punto di vista, quindi in quel caso avevo deciso per esempio di scrivere ogni capitolo da un punto di in prima persona da un punto di vista diverso, proprio perché appunto cioè lui mi ha dato degli spunti, mi ha detto poi tu puoi decidere se seguirli, se buttarli via e fare altro, buttare via completamente il libro e riscriverne uno però da capo. È una cosa bella, caspita, cioè una cosa che anche magari non capita tutti i giorni, cioè che una persona, cioè un editore, caspita, ti dedica del tempo e dire guarda, è bello, ci sta, è una bella idea, però ma ci lavoriamo, ci dobbiamo lavorare. Cioè una cosa che secondo me non capita tutti i giorni. Sì, poi lui, non conoscendo il mondo, però... Più che un editore, era un editor. Esatto, in quel caso era in veste di editor, cioè, come dire, è un servizio che lui fornisce a aspiranti o autori o aspiranti autori, e devo dire che appunto... Ok, adesso ho capito. Sì, 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 esatto. Cioè, no, cioè la casa editrice... Ci vuole un attimo, però poi ci arrivo. No, quindi... no, vabbè, ma ci sta, no, perché abbiamo detto direttore del giallo, Mondadori. Sì, sì, esatto. Ma no, cosa ma è successo in dopo? Realtà, appunto, la casa editrice giustamente manco mi rispondeva, perché appunto era un prodotto che non avrebbe potuto, insomma, ambire a essere proposto al pubblico. Poteva, esatto, cioè, giustamente vogliono un prodotto finito. Cioè, ci sono tanti bravi autori e autrici, e insomma, è giusto che... insomma, quantomeno in proposta sia qualcosa di valido, insomma, poi appunto ci si può sempre lavorare per migliorare, questo l'ho fatto. Quindi questo libro precede altre opere pubblicate, ma era rimasto lì, evidentemente c'eri rimasto affezionato, se poi lo hai ripreso e riproposto. Sì, 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 perché comunque... Allora, io nei due precedenti ho comunque trattato delle tematiche sociali, e quindi diciamo non era proprio tipicamente un giallo nessuno dei due. E in questo avevo comunque toccato delle tematiche che per me sono importanti, cioè quindi comunque all'interno, no, pur del noir direi più che giallo, nel senso che cioè, lo definirei più noir, ho cercato, cioè mi interessa, ecco, toccare anche quello che viviamo, no? Cioè la società che abbiamo intorno, quindi cioè non basarmi esclusivamente, ecco, sull'indagine fine a se stessa, ma appunto cercare di, cioè per esempio ci sono degli incubi che il protagonista fa e che si riportano al suo passato, che in realtà alcuni degli episodi sono del mio passato personale, quindi alcuni li ho calcati molto rispetto alla realtà, alcuni no, lo scrivo anche alla fine, nel senso che mi è sembrato di fare... Non inquadratemi adesso, io sto per svenire. No, perché tu lo sai, esatto, probabilmente li ricordi, e, in particolare quello di E.T. Telefono Casa, adesso poi quello lì è successo così come l'ho raccontato. Ah, ecco, e, viva l'outing. Esatto, no, va bene, nel senso che la puntata per te è sconvolgente questa. Guardate, cioè, che non è facile, è una delle più difficili per me, perché aver già letto il libro, conoscere bene l'autore, sapere cose della sua vita privata, tra l'altro Roberto è una persona di una bontà e di una generosità veramente rarissime, sapere cosa ha scritto in precedenza non è facile. Siete riusciti a zittirmi, non capiterà mai più. Quindi devo battere il ferro finché cado, cioè, ok.
Comunque stavi parlando, Roberto, scusami. No, ma comunque appunto rispetto a, insomma, a quello, cioè appunto è così. Cioè... Però è interessante, cioè ogni volta io rimango, come dire, colpito dalla capacità di un autore di mettere dentro, cioè ci vuole anche secondo me molto coraggio nel mettere parti di vita personale, poi chiaramente li modifichi per le dati, certo, però è molto, cioè, lo trovo molto coraggioso, magari è un modo per esorcizzare anche chiediamolo a lui, esatto. Ma allora, non so se è una cosa comune a tutti gli autori e le autrici, nel senso che non mi è mai capitato di, insomma, con quelli che conosco di parlarne, cioè se appunto alcuni, probabilmente, insomma, si prende, insomma, inevitabilmente spunto da quello che si vive, no? Poi appunto, certo, uno l'adatta così. Sì, forse è vero anche quello che hai detto adesso, cioè sì, probabilmente... è un modo anche per farci conti, no? Nel senso che l'episodio a cui mi riferivo prima è sicuramente una cosa che è avvenuta quando io ero bambino, che tra l'altro mia mamma l'ha scoperto leggendo, non lo sapeva neanche lei, quindi e ovviamente lei l'ha riconosciuto, cioè senza bisogno che glielo raccontassi, cioè che glielo confermassi io. E però appunto forse io sono abbastanza dell'idea che, come dire, le scelte che facciamo nella vita poi, no, siano un po' anche frutto di quello che delle esperienze buone o, certo, cattive che abbiamo vissuto, no? E quindi boh, probabilmente anche queste cose che ho vissuto nella mia infanzia mi hanno portato poi a fare delle scelte invece di altre, quindi, cioè, da questo punto di vista poi è una scelta coraggiosa, non lo so, forse il dirlo esplicitamente, cioè magari molti lo fanno senza bisogno di comunicarlo, no? Cioè senza bisogno, certo, di condividerlo. A me è parso giusto così perché mi sembra, cioè nel senso, ho delle lettrici e dei lettori che mi seguono e a me, insomma, sembra giusto, no, proporsi per quello che si è, certo, ecco, senza... certo, certo. No, infatti io era coraggioso per il fatto che lo si rende accessibile a molti. Sì, sì, che lo si esplicita, dicevo, certo, sì, sì. Per, sì, quello io dicevo coraggioso. Più che altro perché comunque ne abbiamo avuto a che fare con tanti autori che comunque riprendevano nei loro romanzi, nei loro racconti, aspetti della vita personale, ma che magari erano caratteristiche di personaggi, luoghi che erano importanti per l'infanzia, per molti altri aspetti. Sì, sì, li usavano come spunto, esatto, senza, esatto, dichiararlo come hai fatto tu adesso con noi. Questo però, questo aspetto, io faccio un attimo uno scarto a destra per presentare una parte della tua opera letteraria precedente, a cui io sono molto affezionata, e che sembra in apparente contrasto con questo romanzo. Mi sto riferendo a Credi davvero, che è stato un fortunatissimo libro, nel senso che trasponendo su carta una vicenda realmente accaduta, e che è una vicenda di femminicidio, poi addirittura trasposizione teatrale, con una matrice da parte tua di adesione alla vittima, davvero molto singolare ma molto profonda. Questo romanzo, sia pur precedente, ma viene sempre fuori dalla tua testa, dalla tua, certo, penna, sembra quasi dicotomico rispetto a quel lavoro, perché quello è un lavoro, come vi dicevo, assolutamente sposato alla causa della difesa contro la violenza sulle donne, e qui di donne invece ne restano per terra alcune e non diciamo altro. Come convive lo scrittore di Credi davvero che sia sincero con lo scrittore che non solo aveva scritto prima ma che poi ha rivisto e rieditato questo altro romanzo? Ma allora, io in realtà già in Credi davvero che sia sincero ho scelto di raccontare le stesse scene dal punto di vista sia della vittima ma anche del suo carnefice, questo ovviamente né per giustificare né per farne, no, un protagonista positivo,
Però secondo me, cioè, come dire, è importante, no? Forse conoscere, cioè poi vabbè, chiaramente questo personaggio qui, Marco, è estremo, no? Ha delle reazioni che insomma ci si augura che non siano comuni, mentre invece nella violenza di genere sappiamo che è molto più diffuso di quanto si creda, no? Quantomeno nella violenza psicologica, che poi non sempre ma spesso poi arriva in un percorso alla violenza fisica. Però appunto, ecco, a me è sempre piaciuto in qualche modo addentrarmi, no? In personaggi complessi, in personaggi, cioè, che come dire, no? Spesso io credo che si etichettino delle persone e le si liquidino, no? Cioè, quello lì è, gli dai un'etichetta e te ne liberi in qualche modo, no? Invece cioè, ognuno di noi ha un mondo dentro che si muove, e mi sono immaginato appunto questo protagonista che sicuramente ha delle reazioni fuori dalle righe, fuori dagli schemi, però cioè, senza estremizzarlo così tanto, potrebbe essere veramente, cioè, il pensiero di tanti, quantomeno, no? di tante delle persone che poi appunto in realtà commettono, no? Atti violenti che appunto possono essere, fra tante virgolette, solo psicologici nei confronti delle compagne, o poi appunto diventare qualcosa di peggio. Quindi, cioè, secondo me appunto, anzi forse in qualche modo parlarne, no? Approfondire alcuni tipi di personalità, credo che possa, a parte che appunto io non voglio fare una cosa, come dire, formativa, cioè è comunque un romanzo che racconta delle storie. A me piace cercare di raccontare delle storie appunto che abbiano queste caratteristiche, no? Cioè, di questi personaggi che fanno cose che però appunto vivono, ecco, in modo intenso determinate situazioni. Quanto tempo abbiamo ancora? Secondo me 2 minuti. Ok, allora faccio l'ultima mia domanda, che è una delle classiche che facciamo sempre. Un topos. Esatto. La regia dice 2 minuti. Rapporto con Milano. Com'è il tuo rapporto con Milano? Beh, allora, il mio rapporto con Milano, da milanese, anzi in realtà io sono nato a Corsico, cioè, come racconto anche nel libro, perché in realtà proprio il libro è ambientato in via Fermi, che è dove sono nato e cresciuto, che è da una parte di Corsico, e se attraversi la strada è Cesano Boscone. E infatti quando nevica, lo racconto, perché appunto quando nevica per davvero non passa nessuno, perché quelli di Corsico dice tanto è di Cesano e viceversa. E quindi diciamo che vabbè, intanto è giungla gialla Milano, quindi Fabrizio Carcano, che è il direttore della collana, ha insistito molto, perché, cioè, io avevo già inserito ovviamente diversi aspetti, diversi passaggi, no? Cioè, certo, che comunque volevo che l'ambientazione avesse un suo peso. Mm-hmm. Lui mi ha chiesto di calcarlo ulteriormente, ma proprio perché forse questa è un'altra mia pecca, no? Nel senso che io racconto in prima persona, quindi forse, cioè, è come se io stessi raccontando e magari mi soffermo meno su alcuni dettagli, sì, dai, certi aspetti, esatto, scontato. Cioè, se non sono come dire funzionali ai, certo, fini della storia, magari li ometto, no? Invece ho capito che anche questo aspetto aveva un suo ruolo, una sua funzione, quindi ho cercato proprio di raccontare la Milano che era che è sempre stata la mia Milano, la mia città, che insomma per me è sicuramente, cioè, anche quando io ho viaggiato molto, insomma, sono stato all'estero, così, però, certo, appunto per me casa è Milano, quindi, cioè, era importante anche rendere questo elemento. E Milano ti premierà con il suo affetto, la presenza alle tue presentazioni e le vendite, ragazzi, perché qua non si sta mica parlando di volontariato, cioè questi sono scrittori, e che cosa fanno gli scrittori? Vendono i libri. E avendo così concluso questa splendida puntata, grazie a Roberto Tonelli, grazie. Grazie a voi per questo gioco di ruoli e questa immedesimazione che lui ci ha ricordato e che vi giustificherà anche l'incipit della puntata. Buona serata da Nicola Mazzavillani e da Alessia Sorgato, anzi Sorghi. A presto. Ciao. Buona e grazie, serata. Ciao. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi a Risolto Giallo.